Si tratta di una manifestazione che finalmente volge lo sguardo al futuro, quindi una manifestazione a favore questa volta e non contro, che vede in campo al momento l'adesione di una quarantina di associazioni dell'intero territorio ionico, dell'intera provincia, e che si svolgerà nel pomeriggio a partire dalle 16:30 con ritrovo alla piazzale Bestat di Taranto. E attraverso un corteo si arriverà poi al parco archeologico delle Mura Greche, laddove si tiene ogni anno l'1 maggio Tarantino, per alcuni interventi anche musicali è uno spazio dedicato ai bambini, perché i bambini per noi sono molto importanti. Questa manifestazione si chiama L'Onda del Futuro e il futuro sono proprio i nostri figli, i nostri nipoti e le future generazioni che devono tornare ad avere quella dignità di essere umano che è garantita dalla Costituzione a tutti i cittadini di questa nazione. E si parlerà di futuro sostenibile, di lavori sostenibili, si parlerà di turismo, si parlerà di salute, si parlerà di ambiente, si parlerà anche di pace. E ecco, tutti insieme possiamo costruirle queste cose, andando proprio contro la narrazione, no? Che viene messa in campo dalla politica, in particolare dalla politica nazionale, che vuole quell'azienda, l'Ilva, ancora viva, in realtà è già morta da tempo, e che quindi ci favorevolmente, dico, ci trova preparati per affrontare un futuro sostenibile a partire dal mare, quindi dai prodotti del mare. Dall'agricoltura, dall'allevamento, turismo e quant'altro Taranto e la propria provincia può dare, che è tantissimo. Noi non immaginiamo neanche le potenzialità della nostra provincia, di sublime bellezza, che purtroppo è stata calpestata nella dignità. Questa terra per noi sacra è stata dissacrata da altri ed è il momento di tornare a renderla sacra. E la cosa bella è che il corteo verrà aperto da centinaia di bambini, che saranno vestiti da abitanti del mare, quindi pesci, delfini, stelle marine, caretta caretta, e sarà molto molto colorato come inizio di corteo. E quindi noi come adulti, perché è dovere di ogni adulto stare al fianco dei più piccoli e di accompagnarli verso un futuro felice, verso una qualità della vita sicuramente superiore a quella che oggi vivono. Ecco, il dovere dei cittadini, degli adulti è essere al loro fianco e noi vogliamo esserci, vogliamo che tutta la provincia ci sia, che gli adulti portino i propri figli, i propri nipoti, perché sarà nella drammaticità del momento, direi, una festa di speranza. Noi ce la stiamo mettendo tutta e vinceremo, perché noi siamo dalla parte del giusto.